di mister. Dipende che jolly intendiamo. Dipende che jolly intendiamo. Allora una vernale in tono migliore, quindi ha creato parecchie occasioni da gol. Il calcio è bello per questo, perché quando si vince sono scarsi gli altri, quando si perde siamo sempre scarsi noi. No, scarsi nel senso che fanno male gli altri, no? Invece io dico che oggi la Ternana ha trovato un Como che l'ha costretta a giocare una brutta partita. Anche questo è chiaro. Perché sennò è sempre una c'è sempre una visione che non è mai corretta. Anche la prima vittoria in trasferta del Como, quindi una soddisfazione anche doppia. Ah, quello sicuramente. Sì. Quando poi siete pronti parte la conferenza, sono a vostra disposizione. Possiamo andare? Sì, possiamo andare assolutamente. Ah, ok. No, sicuramente è la prima vittoria in trasferta, quindi ce la teniamo stretta. È una vittoria importante in un momento per noi delicato, per la classifica, per l'emergenza importante che abbiamo dovuto e stiamo dovendo affrontare, quindi venire qui a vincere su un campo difficile come quello di Terni, contro una squadra molto ben attrezzata, una squadra che sono sicuro che ha i valori per competere per quello che è l'obiettivo, anche perché dispone anche adesso di un allenatore che naturalmente ha bisogno di tempo per lavorare, per mettere dentro le sue idee, perché non è mai facile insediarsi e cambiare delle situazioni, quindi credo che, ripeto, per noi è una vittoria che si avvalora proprio per la qualità, la forza e l'organizzazione dell'avversario. Mister, il passaggio alla difesa a tre è dettato da criticità legate ai infortuni che si sono verificati anche negli ultimi giorni? Sì, abbiamo perso Vignali, che era in questo momento il terzino destro che c'era rimasto, perché Iovine era infortunato, avremmo dovuto adattare un laterale basso a destra e naturalmente sapevamo che potevamo creare problemi con questo modulo alla Ternana e quindi abbiamo cercato di dare una superiorità ai ragazzi che potesse rendergli la vita più facile in una partita che poteva comunque nascondere per noi delle insidie importanti. Mister, rispetto alla partita con la Regina la settimana scorsa, il Como forse non meritava la sconfitta e ha avuto anche un paio di occasioni, diciamo, clamorose davanti alla porta non concretizzate. Possiamo dire che oggi magari la differenza l'ha fatta la maggiore precisione e efficacia della sua squadra in zona gol, o non lo so, magari è stata più convinta, più attenta, ha sbagliato di meno anche tanti passaggi in mezzo al campo, abbiamo visto l'Arena sbagliare molto ad esempio. Ma sicuramente questa può essere un'analisi, io credo che oggi anche in quello, in una partita dove secondo me abbiamo fatto secondo me molto bene, abbiamo avuto tante palle per poter far gol, ma palle non banali, perché se a volte si reputano delle occasioni, delle situazioni da gol, no, le nostre sono state proprio palle veramente importanti anche già nel primo tempo, secondo me dovevamo andare a riposo, abbiamo avuto almeno tre situazioni per poter andare sul 2-0 in maniera importante, poi è normale che la Ternana ha avuto le opportunità per pareggiare la partita, in quel frangente aver resistito, aver tenuto botta ci ha permesso assolutamente di stare in gara, perché poi dopo anche nel secondo tempo, almeno in altre 3-4 situazioni, secondo me siamo stati veramente nella condizione di dover vincere anche in maniera larga proprio per le occasioni che abbiamo avuto e che siamo riusciti a creare. Si aspettava una Ternana così, sapevo ovviamente che era in crisi dei risultati come si vede ovviamente dallo storico rossoverde, e si aspettava così questa difficoltà anche nel poter andare in rete, attraverso un palo, comunque anche la Ternana ha avuto diverse situazioni, no? Per poter segnare, si aspettava così la situazione Andrea Zoli. Ma noi sicuramente sapevamo che la Ternana poteva incontrare anche questo tipo di difficoltà, questo lo analizzo io da tecnico, perché so, come vi ho detto prima, che quando ci si subentra
e si cerca di cambiare modo di giocare, si cerca di cambiare mentalità, si cerca di cambiare, di portare le proprie idee, la squadra vive un momento di transizione che non è detto che possa attecchire subito questo tipo di mentalità, quindi a volte si crea una situazione psicologica dove la squadra giustamente cerca di fare quello che l'allenatore propone, ma magari non tutto, perché non tutto può riuscire, perché come ho detto ci va del tempo, e in quella situazione lì, ripeto, noi dovevamo essere bravi ad approfittare di questa ricerca da parte loro di andare a creare quelli che oggi erano i dettami di un allenatore, ripeto, molto preparato, che avrà idee, che sicuramente darà la propria fisionomia alla Ternana nelle prossime settimane, quando avrà l'opportunità di lavorare, perché oggi fondamentalmente ha avuto una settimana solo di lavoro vero e proprio.